Il 24 dicembre del 1979 deflagra la crisi politica afghanista. Il presidente Karmal lancia un disperato appello alla comunità internazionale perché aiuti il proprio paese. L'appello non viene raccolto, l'Armata Rossa invade l'Afghanistan, ma l'Afghanistan si rivelò per l'Unione Sovietica quel che fu il Vietnam per gli Stati Uniti, un cul-de-sac dal quale si faticò ad uscire. Oltre 14.000 soldati russi morirono in Afghanistan, il tentativo di occupare e dominare il paese fallì. Le lezioni furono due di questo fatto. La prima, la più ovvia, mai illudersi di poter occupare un paese come l'Afghanistan. Già Napoleone, prima dell'Armata Rossa, ci provò senza riuscirci. La seconda, più sottile, fare attenzione agli alleati che si scelgono. Gli Stati Uniti alimentarono, finanziarono, armarono i talebani perché si contrapponessero alle forze sovietiche. Questo ottenne qualche risultato, ma il risultato più importante e ovviamente negativo fu che di lì a qualche anno, decennio, i talebani si rivelarono i peggiori nemici degli Stati Uniti e dell'Occidente tutto. Ancora una volta, come spesso accade nelle vicende storiche, si creano dei mostri alla Frankenstein che prima o poi si rivoltano contro i propri ideatori.